come ha già detto adesso, parla di persone umili, di braccianti, di operai, di diseredati fondamentalmente, che normalmente non sono il soggetto della storiografia ufficiale, sono quasi sempre l'oggetto. Qui invece diventano protagonisti e parlano con la loro voce. E qual è stata la fatica, forse anche di ribaltare questa chiave di narrazione classica, ma anche qual è stato il lavoro molto rigoroso di ricerca delle fonti, di ricerca degli aneddoti, dei fatti realmente accaduti, anche forse delle leggende locali che raccontavano un territorio abbastanza vasto per l'epoca. E quindi capire anche questa, che è una parte tecnica che ci aiuta anche e ci incuriosisce nella lettura del libro. Sì. L'impostazione di fondo l'avevo già in mente perché l'ho usata in altri libri, poi coincideva con quelle che erano le mie visioni della storiografia quando mi occupavo. Io ebbi una iniziale embrionale carriera universitaria, per fortuna finita, e mi occupavo di queste tematiche, non solo di queste ma anche di altre, sempre con quell'ottica lì, vale a dire, io volevo vedere le cose dal basso. C'è un mio libro che è stato stampato, che risale a che si chiama, questo darà molto l'idea del lavoro fatto dopo. Questo libro si chiama Il giro della lanterna, è ambientato a Bologna e racconta dell'arrivo e dei primi anni di dominio dei francesi di Napoleone a Bologna. Di solito quel periodo storico era stato liquidato come un momento di scarso significato se non per le misure prese da Napoleone e comunque un momento in cui in nessun modo fu alterato il potere cittadino, eccetera. A me alcuni indizi suonavano strani e non mi persuadeva questa visione qua. Io condussi una ricerca che cambiava completamente quelli che erano i parametri. Di solito all'archivio di Stato di Bologna tutti gli interessati a quel periodo andavano a vedere gli atti ufficiali, i rapporti del prefetto, delle autorità di allora, gli atti senatoriali, eccetera. Io andai a vedere gli atti criminali invece. E faldoni che nessuno aveva mai aperto prima. Era un'esperienza quasi emozionante, anche perché spesso l'inchiostro si era cristallizzato e aprendo questi fascicoli veniva giù una pioggia di argentata, no? Era bello, ma soprattutto era bello scoprire quello che scoprivo. Io potei essere il primo a raccontare nei dettagli il movimento giacobino bolognese, ma nessuno sapeva che ci fossero stati dei giacobini, cioè si pensava che i giacobini fossero, poi non erano giacobini, erano i possidenti locali, la borghesia che si appoggiava a Napoleone. No, c'era un giacobinismo di base molto esteso che portò poi a degli episodi quasi insurrezionali, di mezzi disgraziati, cioè gente dei poveracci praticamente, che avevano anche addirittura un loro embrionale progetto socialista, e questi ebbero un ruolo fondamentale nella vita cittadina, ma non si poteva sapere andare a vedere gli atti ufficiali, perché gli atti ufficiali trascuravano questo. Costoro avevano, e lo si scopre solo così, intanto una loro quotidianità, per esempio tutte le notti andavano a ballare attorno all'albero della libertà
e poi davano la caccia agli aristocratici che quando li trovavano li tagliavano in codini, no? Oppure liberavano i servi, andavano a strappare i servi agli aristocratici, cose di questo tipo. Ma non mi vuole credere se vi interessa, forse si trova ancora. Comunque nasceva un punto di vista totalmente differente che insomma faceva capire che le classi subalterne anche in passato avevano l'ultima voce, avevano sempre espresso. Bisognava andare a vedere però gli interrogatori, bisognava andare a vedere, sfogliare migliaia di fascicoli dove questi parlando spesso in dialetto. Il giudice faceva la domanda spesso in latino, poi veniva verbalizzato tutto quello che l'imputato diceva senza troppi filtri. Il giudice chiede: voi avete distribuito un volantino a carattere sovversivo, qual è stata la reazione? Avete qualcuno ha parlato con voi? Dice sì, un signore. E cosa ha detto il signore? Se si spazi bene stanfanario. Questa è la risposta. E così è scritto. Perché quelli verbalizzavano tutto quanto. Ecco la realtà nascosta. Poi saltano fuori delle cose che non si sapevano, vale a dire che in quel caso lì i generali di Napoleone, che hanno combattuto su tanti fronti, proteggevano in realtà questi qua perché erano robespierristi e si erano dovuti accontentare di Napoleone, non erano rimasti che Robespierre, e allora tentavano di aiutare i giacobini locali. Cosa è successo con il soldato inglese invece? La stessa identica cosa, cioè io penso che i giornali locali, che erano una quantità, cioè la rivendicazione a Forlì, c'era i tardi risveglio a Forlì, il Sole dell'Avvenire, il Comune, Ravenna, davanti a Imola, anche qua a Farisa c'era a un certo punto sì, il Socialista, mi sembra che si chiamasse. Comunque c'era un sacco di questi giornali che spesso sono stati consultati alla stessa maniera degli archivi, cioè guardando le prime pagine. Le pagine della politica, ma ognuno di questi giornali aveva la cronaca locale, sì. piccola. Ora faccio un esempio, uno dei tanti in cui mi sono imbattuto, dice il comune dovrebbe intervenire per lo schifo delle vie peggiori della città. E soprattutto per il quame a cielo aperto di una via delle baracche come via Fringolino. Ecco che io vado a vedere se c'era sulla carta di allora, se c'era una via Fringolino, e poi ci metto i miei abitanti, so che c'erano le baracche, so che c'era un deposito di quame davanti, eccetera eccetera. Così ho proceduto per tutto il romanzo. Certe storielle che ho trovato sono in realtà fatti veri, divertenti a volte tragici invece, però tutti fatti veri. Ecco, adesso se vogliamo fare la sorta musicale,